Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca. Hanno fatto saltare in aria un bancomat in Valdarno, poi sono scappati con il bottino. Sentiamo. Un bottino non certo ingente, ma i danni sì, per il colpo messo a segno nella notte in via Poggi Lupi a Terranova Bracciolini nel Valdarno Aretino. Siamo a due passi dal casello autostradale. Intorno alle 3:30 del mattino i malviventi hanno preso di mira il bancomat della Banca Valdarno. Hanno collocato un esplosivo davanti allo sportello, poi lo hanno fatto saltare in aria. Lo scoppio ha divelto la porta d'ingresso e fatto saltare la cassaforte all'interno circa 10.000 euro. Magro quindi il bottino, i ladri si sono poi subito dileguati. Sul posto i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno e i vertici dell'istituto di credito. Oltre ai soldi trafugati ci sono i danni alla struttura ancora da quantificare. All'interno del bancomat c'era anche una telecamera e altre potrebbero essercene nella zona, visto che siamo in un'area commerciale molto sviluppata. Le immagini sono adesso al vaglio degli inquirenti. Gli assalti agli orafi finiscono fino al Viminale. È stato infatti fissato un altro incontro dopo quello già avvenuto presso la prefettura di Arezzo, appunto con il sottosegretario di Stato Nicola Molteni. La data è mercoledì 17 luglio. Oltre al sottosegretario saranno presenti anche il prefetto Maddalena De Luca, il presidente di CNA Mauro Benvenuto, la presidente della Consulta degli Orafi di Arezzo Giordana Giordini. Durante l'incontro ha detto l'onorevole della Lega Tiziana Annisini, vicepresidente della Commissione Lavoro, verrà portata all'attenzione del sottosegretario la preoccupazione per i numerosi furti e aggressioni che stanno mettendo in allarme gli imprenditori del settore. Torniamo adesso invece sulla vicenda dell'ottantenne che, lo ricorderete, aveva sparato alla moglie malata uccidendola. Nelle scorse ore il suo trasferimento dal carcere di Arezzo alla Casa Pia. La nostra è la missione della Casa Pia, aiutare chi ha necessità. Alessandro Sacchi è un uomo che ha 80 anni e che sta attraversando comunque un momento molto particolare della sua vita. Sono gli addetti della casa di riposo Fossombroni, la Casa Pia, ad occuparsi adesso di Alessandro Sacchi, l'ottantenne che lo scorso 21 giugno aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer con un colpo di pistola. Noi abbiamo fatto delle valutazioni importanti con lo psicologo, con lo psichiatra, abbiamo dato importanza a quello che era il suo attuale stato. Su questo, sulla base di questo, abbiamo ritenuto, insieme alla Presidente, insieme al Direttore, abbiamo ritenuto di poter accogliere Alessandro Sacchi all'interno della struttura e dare proseguo a quello che è la mission della Casa Pia. L'uomo è stato trasferito agli arresti domiciliari nella RSA dopo la richiesta dei legali e la conferma del GIP. Adesso vive in un suo appartamento senza avere la possibilità di uscire. Noi non guardiamo la parte giudiziaria, proprio è una di quelle cose che non diamo ascolto. I magistrati faranno il loro corso, gli avvocati lo stesso è stato accolto molto bene. Io anche stamani sono andato a trovarlo, è una persona distinta, molto educata, è una persona che è una bella persona per come la posso descrivere io. L'omicidio lo scorso 21 giugno al giudice Sacchi aveva raccontato che quella notte la donna non voleva andare a dormire, da qui la lite. A questo punto l'ottantenne avrebbe tirato fuori la pistola ereditata ma mai denunciata e premuto il grilletto. La coppia senza figli da tempo faceva i conti con la malattia degenerativa che affliggeva la donna. Noi siamo accorti che molte volte le persone non chiedono aiuto. Cioè fanno un'autonomia, e questo lo fanno per amore, e noi lo capiamo, ma i disagi che ci sono dietro questa malattia sono enormi e dunque io credo che sia arrivato il momento di far capire anche a tutte quelle persone che hanno un disagio del genere che non ci deve essere vergogna a chiedere aiuto, non ci deve essere vergogna o neanche dubbi ad affidare le persone che sono affette da questa patologia. Perché voglio ricordare una cosa, l'Alzheimer è una patologia che va a peggiorare, è degenerativa e non è una patologia che si può guarire attualmente. E adesso invece parliamo di quanto avvenuto a San Polo in ricordo delle vittime
dell'eccidio che è accaduto 80 anni fa, esattamente il 14 luglio di 80 anni fa. Domani Arezzo, il 16 luglio, festeggia la liberazione dal nazifascismo. Insomma, un momento storico davvero importante. E allora noi vi raccontiamo con questi due servizi quanto accaduto. È proprio qui tra questi boschi, siamo a San Polo, che vennero trucidati 64 civili, in realtà 16 vennero trucidati nella vicina località di San Severo, in tutto appunto 64 le vittime dell'eccidio di San Polo che avvenne 80 anni fa, uno dei più efferati della storia italiana per mano nazifascista. Oggi la nipote di uno dei mandatari di quella strage è venuta qua dalla Germania per chiedere scusa. Sono molto felice di essere qui e di aver sentito così tante storie, non me le dimenticherò mai, resteranno sempre nel mio cuore, io spero di poter tornare. A parlare Laura Evert, tedesca, giornalista, nipote del colonnello Wolf Evert, comandante del 274esimo reggimento della Wehrmacht, che ordinò l'eccidio di San Polo ad Arezzo 80 anni fa. Qui vennero uccise 48 persone, costrette a scavarsi la fossa nei giardini di Villa Gigliosi, poi li fecero saltare in aria con la dinamite. In altri 16 vennero uccisi nella vicina località di San Severo. Laura ha depositato un mazzo di fiori bianchi al cippo in memoria delle vittime, che si trova proprio nel luogo dell'eccidio, e dopo la Santa Messa che si è tenuta nella pieve di San Polo ha voluto rivolgere un pensiero a tutta la comunità. Sono qui con voi per commemorare, per mantenere viva la memoria di quei terribili crimini. Di questo sono responsabili mio nonno e altri. La mia generazione è cresciuta in un'Europa pacifica. Attualmente noi ci stiamo accorgendo di quanto questa pace possa essere fragile. Credo fermamente che l'incontro e il dialogo siano una cura. Sempre con lei in questa giornata Alessia, nipote di una delle vittime, e Udo Gümpel, giornalista della TV tedesca, in prima fila assieme allo storico Carlo Gentile e Christian Kohl nella caccia alla verità e ai colpevoli delle stragi. La Germania stessa, a partire dai processi di Auschwitz dal 63, ha cominciato una grande riflessione su quello che ha fatto. E noi però abbiamo un buco nel ricordo tedesco pubblico, e sono le stragi in Italia, perché l'Italia, nonostante fosse stato invitato dalla Germania fino agli anni 60 di consegnare tutti i fascicoli ancora aperti, il governo italiano non li ha voluti consegnare. Alla cerimonia tutte le autorità locali e il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Oggi è una giornata storica, perché Laura Ewart viene qui per chiedere scusa per la violenza che suo nonno, in rappresentanza delle truppe tedesche, ha portato in questi territori. Tante morti, tante barbarie, tanta disumanità. Non è scontato, non diamolo per scontato, e in quella scusa ci sta tutta l'umanità di una donna che cerca di ritrovare non solo te stessa, ma di segnare un punto per la storia di questo territorio, per la storia degli anni più bui della nostra Europa, per la storia personale della sua famiglia. A rappresentare il comune di Arezzo non il sindaco, ma l'assessore Alberto Merelli. Tante le riflessioni dei presenti sul tema dell'antifascismo, valore fondante della nostra Repubblica. Penso che l'appello del Presidente del Parlamento regionale sia da firmare, e credo che sarebbe stato anche giusto che qua oggi fosse venuto il Sindaco di Arezzo. Non devi piangere, perché non hai colpe, e soprattutto il tuo pensiero insieme al mio può costruire un mondo migliore e diverso. L'abbraccio di Laura per i parenti delle vittime dell'eccidio di San Polo arriva in un momento storico delicato, in cui è sempre più importante che la distinzione tra bene e male sia netta. Grazie. Tra i mandatari della strage il colonnello Wolf Evert, nonno di Laura, che insieme ad altri ordinò il massacro 80 anni fa. Ha potuto fare tutto quello che ha fatto perché c'erano dei fiancheggiatori, c'erano
i fascisti che facevano passare le notizie, le informazioni, quindi, e gli italiani. E questa credo che sia la cosa più drammatica, e quindi forse si deve da tutto questo trarre una qualche forma di lezione. Laura ha chiesto scusa, ma ha anche voluto ascoltare le storie di tutti e ha promesso di tornare per mantenere viva la memoria, quella memoria che sarà antidoto contro la nostalgia del fascismo che, come le cronache ci raccontano, si annida anche tra i giovanissimi. Io francamente sono cose che non riesco ad ammettere, sono stata insegnante di italiano storia, ho cercato nel mio piccolo di trasmettere quelli che erano... diciamo quello che è stata la nostra storia, le nostre vicende. Bisogna però a un certo punto anche stabilire dove qual è il confine, cioè non è che tutto può essere ammissibile. Io ho solo mia figlia, che sono solo, diciamo, una piccola soddisfazione di vedere che mia figlia è tornata apposta stamani da Milano, apposta, ha preso il treno alle 5 per essere qui presente alle 9. E quindi questo, ho detto, dico, un piccolo seme si sarà segnato. Ecco, e voglio sperare che le generazioni future non possano vivere queste situazioni, questi drammi, perché anche di riflesso sono forti. Siamo nella settimana più calda dell'anno, forse non sarà soltanto ai noi una settimana appunto di caldo davvero importante, e allora vediamo quali sono le previsioni. Sarà questa la settimana più bollente dell'anno, tutti, ma proprio tutti, concordano nelle previsioni meteo per i prossimi giorni, temperature che andranno ben oltre la media stagionale in tutto lo stivale. Caldo ancora persistente per molti giorni, fa sapere Lorenzo Sestini di Arezzo Meteo, forse entro la fine del mese un rientro nelle medie di luglio, ma dovremo comunque riparlarne. Ormai in questi ultimi anni ci siamo abituati ad avere in questo mese temperature elevate, e se dicono in molti che nel mese di luglio, precisa Sestini, deve fare caldo, noi diciamo che la matematica non è un'opinione. Le temperature continuano ad essere molto più elevate del passato, cicli o non cicli, i dati parlano chiaro e sono fruibili a tutti. Non si registrano record di temperature massime in questi giorni, difficile battere i numerosi record degli ultimi anni, ma ci teniamo a precisare, conclude Sestini, che le temperature sono sempre elevate, il caldo in questa settimana aumenterà ancora un po', avvicinandosi sempre di più ai 36-38 gradi. E proprio per via di queste temperature così alte, la regione toscana ha firmato un'ordinanza specifica per alcuni lavoratori più esposti. Per loro il divieto di lavorare tra le 12.30 e le 16 fino al 31 di agosto. La misura riguarda coloro che operano nei campi, quindi il settore agricolo e florovivaistico. E proprio parlando del caldo, forse mai come in questo periodo capiamo l'importanza dell'acqua. C'è bisogno di una nuova cultura, questo quanto uscito dall'ultima assemblea dell'ANBI. Una nuova cultura dell'acqua per proteggere il territorio dagli ormai frequenti fenomeni climatici estremi e per garantire la risorsa ad un'agricoltura moderna che punta a qualità e sviluppo. È questo il messaggio lanciato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno dall'Assemblea Nazionale di ANBI a Roma. A livello nazionale, come nel nostro territorio, lavoriamo per la tenuta della sicurezza idraulica dei nostri corsi d'acqua, un tema strategico oggi più che mai, perché con i cambiamenti climatici in atto, per far fronte a questo nuovo modo di avere le precipitazioni, di ricevere le precipitazioni nei territori, il nostro lavoro diventa veramente strategico. Ovviamente una manutenzione ordinaria del reticolo non può essere sufficiente per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, occorrono nuovi investimenti. Un altro concetto importante che è venuto fuori in questi giorni è la messa in sicurezza del territorio montano. Proprio dallo stesso palcoscenico, ormai un anno fa il consorzio aveva lanciato l'appello urgente sul caso Montedoglio, accolto almeno parzialmente. A distanza di 12 mesi sono infatti arrivati i primi finanziamenti. Noi stiamo cercando e perorando e progettando interventi volti da una parte a portare l'acqua
quindi dai bacini di accumulo, in particolare dal bacino di Montedoglio, che è una grande risorsa del territorio per oltre 140 milioni di metri cubi, per poter distribuire poi alle aziende agricole della Valdichiana e della Valtiberina. Dall'altra parte riteniamo importante in altre zone, per esempio in Vallarno, la realizzazione di dighe che darebbe sollievo alla Vallarno, chiamiamolo Aretino, e poi fino a Firenze, e alla parte senese della zona di Castelnuovo Verdinca. Parliamo adesso invece di economia. Continua a crescere in modo stabile, anche se ad un ritmo contenuto, l'economia toscana. Bene l'export e il mercato del lavoro, velocità diverse invece fra i servizi in espansione e la manifattura, che è in contrazione soprattutto nel settore della moda. È stato infatti presentato oggi il rapporto IRPET sull'economia toscana dal titolo Fattori di vulnerabilità e velocità di crescita. Nel 2023 il PIL ha continuato a crescere dello 0,7% meno rispetto al biennio precedente. Un'economia dunque che ha confermato capacità di recupero dopo gli anni della pandemia e l'esplosione dell'inflazione, sebbene aiutata da stimoli fiscali post-Covid e dalle risorse del PNRR. Si è conclusa nello scorso fine settimana l'Assemblea Provinciale e Regionale delle ACLI, una vera e propria festa ospitata a Pratantico con tanti incontri e temi davvero molto importanti. Il servizio. Credo che sia importante tornare un po' ad essere missionari nelle nostre comunità, che si ritrovano e si risvegliano anche dopo un periodo molto tormentato, il Covid, le guerre, eccetera, delle necessità di tornare a parlarsi, le persone, per confrontarsi, per ritrovare una loro identità, per dare un contributo alla democrazia. Quattro giorni di dibattiti e tavole rotonde su tematiche di stretta attualità con ospiti di rilievo nazionale, ma anche sport, musica, teatro e gastronomia. Si è così conclusa la 19ª edizione della festa provinciale e regionale delle ACLI, ospitata in piazza Don Alcide Lazzari a Ponticino. Il coraggio della pace verso il giubileo della speranza, il filo conduttore dell'evento. Devo dire che sono state più questioni anche di livello nazionale, però sono molto importanti per quella che è la missione delle ACLI, quindi la questione della democrazia, di come si sta evolvendo, la questione della pace, e anche trattando il libro di Emiliano Manfredoni, del Presidente nazionale che ha partecipato all'iniziativa, e poi appunto tutti i momenti di riflessione che abbiamo fatto anche internamente all'associazione, con il regionale e con ovviamente il provinciale, le ACLI provinciali. Credo che sia molto importante perché circola diversa gente, abbiamo avuto dei politici abbastanza rinomati, quindi credo che sia un vanto anche per il Paese. Con la mia presenza voglio dire esprimere l'attenzione della Chiesa per il mondo del lavoro e anche in modo particolare per le ACLI, che vivono un servizio di attenzione, di tutela, di promozione, di rispetto della dignità del lavoro e soprattutto dei lavoratori. Quindi una bella occasione. E allora abbiamo parlato di questa ondata di caldo e proprio gli eventi climatici anomali che si stanno abbattendo sul pianeta Terra e che gridano riguardo un'emergenza che ormai non è più negabile, sarà proprio al centro del prossimo incontro nel calendario di Estate in Fortezza. Mercoledì 17 luglio alle 21 il Tony Award Stefano Massini e Corrado Formigli, conduttore di Piazza Pulita, porteranno sul palco appunto dell'Estate in Fortezza Titanic, uno spettacolo che stila le 10 regole per salvarci dal naufragio, creando l'occasione per un incontro tra diversi linguaggi, ovvero giornalismo, storytelling e musica. Un altro bellissimo linguaggio è quello della fotografia. A Cortona On The Move si racconta anche quanto succede a Gaza. Cortona On The Move è una cornice preziosissima per raccontare il nostro lavoro nel mondo e portare così la testimonianza in primis dei nostri pazienti. Un
viaggio nell'ospedale di Medici Senza Frontiere in Giordania. MSF e Cortona On The Move rinnovano la loro collaborazione dando vita per la prima volta a una produzione originale affidata a Rehab El Dalil. La partnership con Cortona On The Move è iniziata anni fa. Medici Senza Frontiere è molto contenta di questa partnership perché noi nasciamo come organizzazione medico-umanitaria che ha un obiettivo principale di portare cure mediche dove c'è bisogno, nelle crisi umanitarie in tutto il mondo, ma abbiamo anche un altro importante obiettivo, che è quello di testimoniare e di raccontare quello che vediamo con i nostri occhi nei nostri progetti, e spesso lo facciamo con il mezzo espressivo della fotografia. La giovane artista egiziana ha realizzato un progetto all'interno dell'ospedale di chirurgia ricostruttiva ad Amman, in Giordania, secondo quella che è la sua consueta poetica fotografica. Noi aiutiamo questi pazienti a curare in primis le ferite del corpo, ma poi anche quelle dell'anima, e Rehab El Dalil racconta le storie di rinascita di queste pazienti che hanno in qualche modo una seconda chance e una seconda vita. Per me è stato un grande orgoglio vedere le storie raccontate dai nostri pazienti, dove i pazienti sono al centro e la fotografia non è che un mezzo espressivo per raccontare davvero la loro storia e anche il modo in cui loro vogliono essere raccontati. Purtroppo sono vittime delle guerre, il 90% delle vittime dei conflitti sono civili e sono raccontate in questa bellissima mostra qui a Cortona. E sul palco del Teatro Signorelli di Cortona, Davide Musardo, psicologo di Medici Senza Frontiere, ha raccontato l'inferno della guerra in Medio Oriente rispondendo alle domande del giornalista Valerio Nicolosi. Ci si rende conto di quanto sia difficile rispondere alle esigenze delle persone. Non c'era spazio, non c'erano spazi necessari in cui poter montare delle tende. E parliamo di 1.700.000 persone che sono state sfollate dalle proprie case. Sappiamo bene che a Gaza, l'abbiamo sempre detto, non ci sono luoghi sicuri, viene definita un'area sicura, però purtroppo le esplosioni ci sono e vengono documentate. E purtroppo tutto questo ha dei risvolti abbastanza negativi. Lo vedevo già per strada bambini scalzi con i vestiti logori, questi visi bruciati dal sole. Quando ne raccontavo anche con le nostre colleghe, dicevo sono bambini che sembrano adulti. Inaugurata questa mattina presso il centro diurno per anziani autosufficienti Malpighi di Via Fiorentina ad Arezzo, una panchina rossa, simbolo della lotta contro il femminicidio e la violenza di genere. Un progetto che nella sua organizzazione e realizzazione ha coinvolto gli ospiti del centro con la finalità di sensibilizzare e promuovere la consapevolezza riguardo appunto un fenomeno che non accenna a diminuire. E noi proprio in collaborazione con il centro antiviolenza di Arezzo Pronto Donna, ormai da diversi mesi realizziamo una trasmissione che si intitola Fattore D, storie di donne, racconta appunto le storie delle donne, insomma ovviamente da tanti punti di vista, ma soprattutto lancia un messaggio al termine di ogni trasmissione proprio contro la violenza sulle donne. Nella puntata di questa sera alle 21 ospite Silvia Russo, segretaria provinciale della CISL Aretina, quindi non mancate appunto questa occasione per poterla ascoltare. Una donazione da parte del Lion Club Chimera Arezzo a Casa Marta, il primo hospice pediatrico della Toscana. I fondi sono stati raccolti grazie all'evento organizzato lo scorso 28 giugno a Ponte Buriano. Abbiamo portato quello che volevamo, tra virgolette, donare e ridonare alla città, che era la bellezza di un ponte, non più come oggetto di transito, ma come un posto, un luogo da vivere, da rivivere, da scoprire, e successivamente questa serata lo è stato. Un ponte di solidarietà, questo per una sera simbolicamente ha rappresentato Ponte Buriano, sfondo dell'evento benefico dello scorso 28 giugno. Nasce grazie all'amicizia del Lions con le istituzioni, soprattutto con la provincia di Arezzo, dunque sulla volontà di istituzionalizzare per la prima volta Ponte Buriano non solo come
come passaggio, come strada di comunicazione, ma anche proprio come luogo della cultura. Questa volta abbiamo affiancato all'essenza, dunque alla sacralità del ponte, anche un elemento benefico, dunque queste risorse, questi soldi che sono il ricavato della scena, naturalmente andrà a essere utilizzato per un qualcosa, diciamo, per il disagio, soprattutto per i bambini che sono affetti da gravi malattie, come nel caso del tumore. I fondi raccolti saranno destinati all'associazione Chiesa Marta, il primo hospice pediatrico della Toscana, per il completamento dei lavori di ristrutturazione. È una scommessa che sarà realizzata, anzi è in fase di realizzazione, è una fondazione che è vicino al Meyer e che è finalizzata a avere 6-7 camere che devono contenere dei bambini temporaneamente con le famiglie, bambini che purtroppo sono vicini all'esito e che hanno delle necessità per non essere ricoverate, e questi bambini possono praticamente vivere in una casa vera che possono personalizzare come casa loro, con un giardino, con le tecnologie, con tutto, ma che deve ridurre il disagio, però sempre avendo dietro il Meyer. Quindi è stata una scommessa importante, abbiamo fatto delle attrezzature, l'ascensore, pensavamo di portare 165, abbiamo portato 312, quindi devo dire che i Lion Toscani, che 3.000 Lion Toscani sono stati forti, e io finisco qui il mio mandato, ora altri partiranno e ci sono altri service, ma questo credo sia importante, ma la cosa importante è che si sia conclusa in provincia di Arezzo, ma più che altro a Ponte Buriano, con una simbologia incredibile. Un traguardo davvero invidiabile, quello di Vittoria, nata il 14 luglio 1917, che ha dunque soffiato nelle scorse ore su ben 107 candeline. Residente a Sansepolcro, Vittoria ha celebrato questo importante traguardo, ovviamente assieme alla propria famiglia, ma anche al sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, e all'assessore Mario Menichella, che hanno espresso a nome dell'intera amministrazione comunale le più sentite congratulazioni. E siamo adesso invece allo sport. Per gli Amaranto sarà un esordio casalingo il 25 agosto, poi due trasferte di fila, Pesaro e Pineto. Il 29 settembre c'è la Ternana al Comunale, ultima gara il 27 aprile 2025 a Piancastagnaio. Presentato questa mattina il calendario della Lega Pro 2024-2025, il campionato appunto inizierà il 25 agosto e terminerà il 27 aprile, sosta il 29 dicembre. Tra le date da ricordare per i tifosi Amaranto, il derby contro il Perugia, che è fissato per il 24 di novembre. Tutte le partite, come già accaduto nella scorsa stagione, saranno trasmesse in diretta televisiva su Now, il servizio streaming di Sky, che è title sponsor della Serie C, fino al 2025. Ed infine, per l'Arezzo Calcio Femminile invece ancora l'accordo con la calciatrice Giulia Martino per il rinnovo del contratto fino a giugno 2025. Centrocampista si appresta ad iniziare la seconda stagione con la maglia dell'Arezzo Calcio Femminile nella stagione appena trascorsa. Dopo essere stata promossa dalla primavera in prima squadra, ha collezionato 11 presenze in maglia Amaranto, dimostrando grande personalità oltre che grande forza fisica. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio allora con la consueta puntata del lunedì, fattore di storie di donne. Questa sera nel nostro salotto Silvia Russo, segretaria della CISL Aretina, e a seguire, per tutti gli amanti dei motori, soprattutto dei trattori, uno speciale davvero da non perdere. Grazie per l'attenzione, arrivederci.